oggi 31 gennaio, anzi 1 febbraio, inizia il carro degli inglesi che portano gli italiani a vincere, perché gli inglesi sono i più forti del mondo. Non è ancora ufficiale, io lo voglio dire. Non diciamo così, perché questo non avviene niente. Cosa c'è? Benvenuta Nicoletta, benvenuta. Inizio una cosa da alla Formula 1. Sì. Buonasera. Prego. Una cosa da profano, non capisco, ma la stagione deve ancora iniziare e sti qua pensano del contratto del 2025? Se Sainz metti che fa la stagione dell'anno, che fanno, lo spattano fuori, che magari vince il mondiale? Ma guarda, considera che in queste ultime ore stanno uscendo notizie di ogni genere. Si è anche parlato di una possibile rescissione anticipata di Sainz, un possibile approdo di Hamilton dal 2024. Stanno uscendo notizie. Quindi è adesso, cioè dal mese da marzo, diciamo. Sì. Praticamente alle 18 ci sarà una conferenza, una riunione importante in casa Mercedes, dove Toto Wolff dovrebbe dire qualcosa di importante ai suoi uomini. Quindi la notizia è molto attendibile. Ci si aspetta l'annuncio in questi prossimi giorni, ore. Ormai veramente una notizia è arrivata come una bomba clamorosa, e nel corso degli ultimi minuti stanno uscendo dettagli sempre più articolati, quindi mi sembra molto attendibile come indiscrezione. Facciamo entrare anche l'altro ospite per quanto riguarda la Formula 1. Oggi tanta roba, eh? Possiamo dire, come ha detto Panciroli, è ufficialmente aperto il carro Ferrari? Assolutamente sì, e correrà per 2 anni. Ci sono anch'io, ci sono anch'io. Siamo tutti dentro. Se non dovesse arrivare ora, sì, ma la macchina c'è quest'anno, c'è un carro e basta. Perché sai, il pilota può fare fino a un certo punto. No, però attenzione, non è carro Ferrari a caso, eh. È proprio carro Ferrari. Vedi. Allora, signori, quest'anno vi preannuncio vi preannuncio l'annata degli inglesi. Per tenta la Lazio. Ma chi se ne frega? Vi preannuncio l'annata degli inglesi. Allora, una squadra inglese vince la Champions League. L'Inghilterra vince l'Europeo e poi Hamilton vince il mondiale di Formula 1. Va. Succederà con la Ferrari, però ovviamente con la Ferrari. Ma si parla del 2025-2024, facciamo parlare gli esperti, diteci. Ma allora, teoricamente il contratto è dal 2025, poi, come ho detto, essendo una notizia che è esplosa nel giro di pochissimi minuti, sono uscite indiscrezioni di ogni genere. Per esempio, altre fonti hanno detto che già Sainz potrebbe rescindere quest'anno perché ha il contratto in scadenza alla fine del 2024 con la Ferrari, perché sarebbe arrabbiatissimo per la situazione, perché ci si aspettava il rinnovo del pilota spagnolo, per poi subito far passare Hamilton dal 2024. Ma sono indiscrezioni che al momento non hanno conferme. Io credo perché... Dimmi. No, perché io ho un'ulteriore conferma, ho mandato pure un messaggio al Don, che c'è un importante... situazione. Ah, scusami. Sì, perché già se escludiamo quella, secondo me è fatta, viene sicuro, eh. Ah, ok, un attimo. Ragazzi, c'è un leakers importante che si è espresso, lo vado a prendere subito. Ma lui praticamente sa sempre tutto in anticipo, giusto Augusto, se non sbaglio? Sì, no, se esclude quella situazione lì, Hamilton per forza la Ferrari, non c'è altro. Aspetta, allora. È la storia di Deiano. Aspetta. Che c'è? E calma. Vai avanti, l'ultima. Allora, attenzione, mi state scrivendo tutti di questo Hamilton. Premesso che non so nulla di lui, dove gioca e in che ruolo, vi dico solo che il mercato della Roma in entrata è chiuso. Signori. Tutti in piedi. Quindi è per forza la Ferrari, ragazzi. Cioè, la Roma non l'ha preso. Abbiamo un eroe. È ingiocabile. Che Harry questa notte alle 2 circa italiane era già sul pezzo, sul nostro gruppo in comune. Ha iniziato alle 2 di ieri notte
grazie a Hamilton in Ferrari. Io ero Corriere della Sera fa uscire la notizia ieri alle 2 di notte. Hamilton fatta la Ferrari. Comunque, voglio parlare da uomo in lutto. Ma per cosa, Harry? Si vuole estrarre? No, perché tu ricordi quello che accadde 3 anni fa tra Verstappen e Hamilton. Sì, è uno schifo. Dove il sottoscritto ha goduto. Bravo. Io da tifoso della Ferrari farò come Cesare Pompilio quando arrivò Sarri alla Juventus. Non lo amerò subito Hamilton. Lo amerò solamente per una cosa. Se mi porterà il titolo mondiale a casa, esulterò e amerò per sempre Sir Lewis Hamilton. Vabbè, ma che tipo è? Non è dignitoso questo. Vabbè. Ma io voglio sapere, ma Manfred sale sul carro con noi? E questo è il mio carro adesso. Tutto ciò che è inglese è il mio carro, perché voi gli inglesi li schifate. Quindi adesso dovete rimangiarvi le parole sull'inglese. Ricordate. L'abbiamo già ordinata. Bravo. Senti, ma fammi sentire Sergei pure. Allora, io sono stratifoso della Ferrari, ma fin da sempre, e il mio sogno nel cassetto è stato quello di vedere Hamilton in Ferrari, ma credo che già anche un anno fa, 2 anni fa, si parlava di Hamilton in Ferrari, ma lui ha praticamente sempre negato questa possibilità qua, se non vado errato. Però stamattina, quando mi sono svegliato, ho letto la notizia, ho guardato anche le mie storie, ho pubblicato tutte le robe di Hamilton, scrivendo non succede, ma se succede, e potrei andare a Monza a vederlo, ecco, anche se dovesse avere la finale della Goat League, finale di Champions League, andrei a Monza a vederlo con tutto me stesso. E credo che se dovesse venire la Ferrari possa essere un valore aggiunto per tornare a sognare e a vincere. Perché qualche anno fa Leclerc è partito bene, tantissimi punti guadagnati, poi la macchina si spegneva, il motore si bruciava, sbagliavano i pit stop e siamo andati a perdere un campionato. Quindi... Sergei, ma se ti dicessero viene Hamilton fin da subito, però Henrix rimane tuo allenatore per 3 stagioni di Goat League, cosa sceglieresti? Ti dico la verità, farei in modo che Henrix non rimanga, cambierei il trattato, il 2%. Pazzesco. Ragazzi, scusate, ha parlato Toto Wolff. No, ha confermato Lewis Hamilton in Ferrari nel 2025. Dove? Su Sky Sport? E quindi 2025, tra un anno. Sky Sport. Ma è normale, ragazzi. Ma la Formula 1 si muove per anno, di solito si muove per... Ma l'avete mandato al bordo? Però praticamente è una minchiata, cioè nel senso, tra un anno... Quanti anni avrà Hamilton tra un anno? 40 anni. Mandalo al bot, Harry, che lo faccio vedere. Mica deve correre lui, Mando su WhatsApp. Vedi che Sainz quest'anno fa... Nel prossimo ore Ciao maestro! Vince il titolo Sainz. Mandate al bot la storia che così lo ufficializziamo. Se così. Per fortuna, io l'avevo detto 2 anni fa che serviva uno del genere per provare a risalire la china, visto che la distanza con gli altri è veramente abissale. Adesso una prima mossa è fatta, adesso manca quell'altra di dargli una macchina decente, perché secondo me con una macchina decente Hamilton fa ancora la differenza. Cosa che non fanno i piloti Ferrari. È lontano il 2025, però se pensiamo Hamilton sicuramente può portare un grandissimo upgrade per quello che sono le strategie, la gestione del team e altro. Cioè, oggettivamente forse era quello che manca la Ferrari. Sicuramente Hamilton porterà tanto. È chiaro che adesso c'è un anno intero da fare, perché comunque c'è un 2024 da... Anche perché sennò Hamilton, se vede una Ferrari troppo brutta, magari cambia idea, perché tanto qua cambiano di colpo. Pazzesco. Bene. Prego, direttore, che siamo in chiusura. Per Leclerc, l'arrivo di Lewis Hamilton è un bene o è un male? Ah, ma perché tengono anche Leclerc? Sì, perché gli hanno rinnovato il contratto. Che cazzo lo tengono a fare? Va bene. Che fa il secondo? Può correre da solo Lewis. Magari è un male, Harry, magari è un male per Leclerc, però bene per la Ferrari che
il bene più. Ma Leclerc è un miracolato che sta là, non ci dovrebbe manco stare. Giusto, giusto. Non dovrebbe manco stare. Calma, 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 ragazzi, si fa squadra tutti insieme, ricordiamocelo, si sale sul carro. Ma che cazzo? Si fa squadra partendo dalla consapevolezza che i nostri piloti sono più scarsi quelli che hanno quelle squadre che poi mirano a vincere. Non partiamo da questa consapevolezza è finito. Se noi pensiamo che Leclerc è come Hamilton o come Verstappen, siamo proprio fuori logica. È di quella pasta lì, però, dai, è di quella categoria lì. Ah, c'è sta proprio due categorie, manco una, due. Non ci ha mai lottato proprio. Vedremo quest'anno. Allora, cioè, non è che il pilota si giudica per la costanza, non per allora, signori, siamo in chiusura, e anche perché domani c'è la Goat League, stasera c'è OCV Talk con il ritorno di Giulia Leonardi, quindi mi raccomando, tutti collegati alle 11, si continua a parlare sia di calciomercato, che tra l'altro sta per chiudere, e poi di chiaramente di Goat League, che inizia domani alle ore 14, signore. Quindi ringraziamo gli ospiti. Ringraziamo gli ospiti da Harry, Nicoletta Floris, Andy Nine, Augusto Rimani, Reto, Sergei, colpo dopo, grazie mille, e spammate ovviamente i canali, e ci sentiremo ovviamente presto per qualsiasi cosa riguardante. Prego, prego.